Questo è il sesto anno che insieme a Andrea e Giusy ricordiamo Anna Maria e fa sempre piacere, anche se purtroppo Anna Maria è mancata, ma la ricordiamo sempre con affetto e penso che il modo che la famiglia ha trovato per ricordarla penso che sia meraviglioso, perché anche in un momento così difficile, questi tempi duri per tutti, l'arte ci aiuta a superare meglio questa situazione. Ci sono molti artisti che hanno contribuito a questa mostra? Sì, sono sei. Sono artisti che partono dalla fotografia all'arte, e sono Cascioli Luca, Saverio Salvadori, Sara Lovari, Giacomo Lazzari, Tiziana Mudo ed Enrico Borgogni. Sono sia di Arezzo, Cagliari, di Poppi, e prende un pochino tutta l'arte. Si cerca in questa mostra che ogni anno si fa per il compleanno di mia madre, si cerca di fare attraverso l'arte, cercare di far conoscere i giovani artisti oppure artisti già con una certa esperienza, di far rivivere delle giornate dedicate a questa, perfetto, questa loro grande propensione. Sì, perfetto, è questo quello che vogliamo. È un bel ricordo per la mamma, è vero? Sì, è un momento un po' particolare, infatti sono un po' emozionata e niente, condivido quello che hanno detto loro. Noi stiamo facendo del nostro meglio e mi piacerebbe condividere con voi, abbiamo da pochissimo acquistato tutto il nuovo mobilio per il nuovo reparto di ematologia che era stato purtroppo accantonato causa Covid, e ci hanno chiesto aiuto, siamo subito partiti in quarta, quindi in questi giorni saranno montati tutti i nuovi mobili del reparto di ematologia del San Donato donati da Ilarezzo. Eccoci qui oggi all'inaugurazione della mostra Oltre i tuoi occhi, alla sesta edizione, questa volta intitolata Anima, sempre nel ricordo di Anna Maria Zurli, la sublimazione di questo ricordo che ha portato oggi sei artisti qui a Casa dell'Energia, che ovviamente interpretano e hanno creato tutta una serie di filoni dall'arte fotografica davvero interessanti e dedicati ovviamente sempre all'amore appunto della famiglia Zurli per Anna Maria, in collaborazione con l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi, AIL. Queste sono foto che nascono nel tempo tramite una fondamentale amicizia con il soggetto ritratto, che tra l'altro è qui con noi, con il quale usciamo spesso e volentieri a fare fotografie insieme, quindi abbiamo più di 20 anni di fotografie, di ritratti suoi, essendo poi anche una persona, un artista, Paolo Caponi, scultore, pittore, ha fatto tantissime mostre, insomma un curriculum qui in Arezzo che lo conoscono in molti. La provenienza di queste bellissime, che sono stampe che sembrano papiri, è una carta bellissima. Sì, la carta è una carta fatta a mano, puro cotone, dalla cartiera Magnani di Pescia. È una carta che viene utilizzata, poi stampata da uno stampatore, Cesare Bossi, con degli inchiostri neutri piezografi, e poi è stata ricolorata sulla base della fotografia, che era colori, seguendo la fotografia, con delle velature ad olio dalla sua compagna, che è l'Olimpia Rusca, che è una pittrice, una fotografa. E quindi è nata la collaborazione di rifare su questa carta Magnani, che assorbe quindi il colore in un certo modo, perché è carta di cotone, e quindi è stato ulteriormente sfruttato questa tecnica pittorica, diciamo. Nelle sue fotografie che cosa ha riportato? Il suo cammino qual è stato? Ma il cammino diciamo che è abbastanza coerente, nel senso che io riprendo sempre i paesaggi del mare, cielo e rocce, insomma un po' un viaggio introspettivo verso se stessi, quindi questo viaggio diciamo che continua sempre. C'è sempre delle riflessioni su quello che è l'anima sarda?
C'è sempre, diciamo, la riflessione sull'anima, perché chiaramente questo è anche un punto di vista privilegiato su quella che è la vita, la circolarità della vita, l'inizio e la fine, e di nuovo un inizio, che quindi viene ripreso attraverso diversi passaggi, attraverso questi paesaggi. Questo progetto fotografico è stato oggetto di studio approfondito riguardante il titolo della mostra. Mi sono chiesto per diverso tempo che cosa significasse la parola anima per me, ed è venuto fuori che è qualcosa di interno, di intimo, di personale, e ho cercato di trasformarlo in immagini. Mi sono approcciato ai scatti fotografici tenendo bene a mente due cose fondamentali della mia fotografia, che sono la luce e le forme. Ho cercato di catturare all'interno del fotogramma quello che mi faceva emozionare, ed è venuto fuori un susseguirsi di linee rette che incontrano delle figure geometriche più o meno luminose, che vanno a creare dei soldi immaginabili. Quello rappresentato è il mio stato d'animo di quando ho eseguito i scatti, un periodo molto combattuto, abbastanza grigio e alle volte completamente cupo, che viene rotto da delle linee luminose che rappresentano la positività. L'utilizzo del bianco e nero è dato per due semplici motivi. Il primo, per dare ancora più importanza alla parte geometrica, alle forme, evitando la distrazione del colore. Il secondo, perché se pensa ad una cosa intima, la vedo in bianco e nero. Tutto è partito dal nome dell'evento, Anima. Mi sono chiesto qual è il sentimento più alto che l'animo umano può generare, e la risposta è stata l'amore. Il crocifisso per me è il simbolo più alto dell'amore umano, perché appunto rappresenta una vita vissuta per gli altri. Il crocifisso non presenta il volto di Cristo. E questa omissione è voluta perché, a mio avviso, consente all'osservatore di identificarsi maggiormente col soggetto. E questo è il mio obiettivo, perché tutti possiamo essere Cristo, ovvero possiamo vivere una vita coraggiosa e nella coerenza, cercando di migliorare la vita degli altri, ovvero possiamo vivere nell'amore, che che so essere una grossa utopia, ma è l'obiettivo che mi spinge a creare. Per questa mostra intitolata Anima ho deciso di portare delle opere che sono appunto assemblaggi di libri antichi, spartiti musicali e carte d'apparati Valentino anni 80, che descrivano quello che può essere appunto il tema stesso della mostra, l'anima, una cosa al di sopra di tutto e di tutti, e al di sopra anche del cielo, che ho usato come sfondo per spiegare quello che poi troverete nella mostra. Ho scelto la musica perché è qualcosa che ci porta molto vicini all'anima, e ho scelto anche libri antichi perché sono un po' la storia e quello che è il nostro passato, ma anche quello che ci accompagna nel futuro, come fanno poi tutte le anime che poi ci accompagnano ogni giorno nelle nostre scelte e nella nostra vita. Anima è un tema molto profondo e molto particolare, quindi difficile da descrivere. In realtà i miei assemblaggi sono anche in questo caso accompagnati da parole che sono anima stessa, delicatezza. Ci sono un paio di scarpe da ballo ma fatte in ferro, quindi la profondità di un messaggio, ma anche la concretezza di quello che poi è un ricordo di un'anima che magari ci accompagna tutti i giorni. Ho deciso di affrontare il tema anima, che è il tema di quest'anno, in una chiave onirica delle mie fotografie, in quanto l'anima è un elemento non tangibile. E ho fatto dei riferimenti con le mie foto ad elementi del mio passato, appunto in una chiave onirica. Per fare ciò ho utilizzato una tecnica particolare, che è la fotografia a infrarossi, poiché anch'essa, come l'anima, mostra solamente una parte del visibile e lascia spazio all'immaginazione.